mondo. Praticamente hai, da un lato, quelli di Bollywood che fanno la registrazione, due pazze furiose lì che non si sa bene che cosa stiano facendo, insomma, ballano da mezz'ora. That's it, welcome to Brighton. Brighton, questo è il casco lungomare di Brighton. Tipicamente nel weekend si riempie, pieno di gente, tutta questa parte qua non puoi neanche muoverti. E qua hai l'I360, che è la torre più alta d'Europa, non so, non è vero, non so se la sia la più alta o meno. Quell'anellone, c'è un aggeggio che va su. All'inizio si fermava e non capivano perché, e poi si è scoperto che si fermava perché praticamente la gente andava a bere al bar che stava sulla destra, e quindi si fermava e si bloccava. E sul lungomare c'hai tutto di più. Loro stanno filmando il loro filmone, e poi hai il vecchio molo. Quello lì chi è che l'ha bruciato? Non so, c'è la leggenda, il complotto che è stato bruciato, non so, da qualcuno perché non pagava i debiti. E questo invece è il molo nuovo. Dopo ve lo faccio vedere. La cosa interessante di Brighton per me è che sono totalmente anonimo. Quindi, cioè, se girassi in Italia in 2 minuti c'è qualcuno che dice boh, ti facciamo un selfie, così. Qua invece giriamo tranquilli, non ci ferma nessuno. Ed eccoci qua, signori. Il Colosseo, la Torre Eiffel e Royal Pavilion. Eccolo qua, a vostra disposizione. In realtà sono stato dentro una volta sola e sono andato a vedere una sorta di opera in una stanzetta. Vabbè. Un'altra cosa classica di Brighton, hai tutti quelli che fanno busking e ogni tanto trovi alcuni che sono bravissimi. C'è una band, questo l'altro giorno, che dice questi qua spaccano. Little Squirrel. Anch'io ho gli scoiattoli in realtà nel mio giardino, ogni tanto passano. Una cosa carina di Brighton è che ha una serie di teatri, peraltro insospettabili, perché magari c'hai l'ingresso, una porticina, e poi dentro c'hai un teatro che magari è molto carino, molto figo. Qua ce n'è uno, lì c'è il Don. Qua peraltro ho visto Michael McIntyre, il comico, e ho anche visto Darren Brown, l'illusionista, ho visto dentro qua. Ho anche visto Scooby-Doo dal vivo qua. Dietro le quinte, pazzesco. Quando mi sono trasferito a Brighton, ho passato tipo 15 giorni in quell'albergo lì. E una caratteristica interessante è che le finestre dell'albergo non hanno... cioè niente, sono... sei lì. E quindi ogni giorno avevo il Tesco davanti e avevi questa libera esposizione. 15 giorni così. Pandoro Bauli al limone. Long travel, yes. Where are you from? Edinburgh. Oh, Edinburgh, I've been to Edinburgh. Oh, have you? Praticamente Brighton è così. Cioè, tu vorresti andare in giro per Brighton e ogni 20 secondi parli con qualcuno. Il bello di questa città è che non è giudicante. Non c'è un'adesione al pensiero della massa, stare in una categoria, ognuno fa le sue. Cosa? Ma adesso proviamo un caffè. Caffè questo. Sono a Brighton e a Napoli lo fanno così buono. È vero che in Italia noi abbiamo Armani, Valentino e tutti quanti, ma qua a Brighton abbiamo Gresham Blake. Non so qua se vuoi il completino fiorellato pigiamoso, ecco. Allora, Lace qua è un negozietto, sono le vegetarian shoes e hanno queste, le scarpe vegetariane, non vegane, vegetariane, ma ante litteram. Brighton è sempre stata una zona avanti dal punto di vista della sostenibilità, il gluten free, il biologico. Per gli amici vegani invece, Brighton ovviamente è un paradiso perché c'hai tutto è vegan, tutte le possibilità vegan. E questo, ad esempio, questo negozietto fa il vegan cinnamon sugar donut, vegan chocolate sprinkled donut. Poi hai Comedia. Questo posto qua è da un lato cinema, sotto gli stand-up comedian, no? Con i gabbiani sempre in sottofondo, pieno. Gabbiani che sono uno più bastardo dell'altro. Il mio primo microfono USB serio per i video l'ho comprato dentro lì. Perché Brighton è anche questa zona molto musicale, cioè Nick Cave che vive qua,
La leggenda narra che Adele sia qua da qualche parte, non si è mai capito. Andiamo dentro di qua, che è la stradina. Qui è super packed. Quando arrivi nel weekend non ti puoi muovere, proprio devi star fermo perché è pieno pieno di gente. I negozietti cambiano spesso, quindi ne hai alcuni storici, ma poi ne hai ogni due minuti, uno che chiude, uno che riapre, eccetera. Un inconfondibile odore di canna che c'è sempre sul lungomare qua, ma questo è un altro discorso. Levo un cannoli, alzano il cannoli. Me ne prendo un paio, aspetta. Maybe two. Yeah, thank you. Actually, make four. Un po' pastoso. Quello di cui mi sono accorto è che quando vivi in Inghilterra per 10 anni, il tuo gusto cambia. Un cannolino così che non lo vedi da 3 mesi, qualunque cosa sembra buonissimo. Questo negozio è la miglior scritta in assoluto. Wanted customers. No experience needed, full training given, must have all money, please apply within. Cerchiamo clienti, nessuna esperienza richiesta, diamo tutto il corso di formazione e deve avere i suoi soldi. Brighton, abbiamo il gay pride più grande d'Europa, community LGBT gigantesca, e quindi quando si dice this shop is for you, me, him, her, they, them, quando si parla di musica, negozietto classico, Residence, hanno tutti i vinili. Ecco qua, per gli amici musicisti italiani, questo qui è la storia della musica dentro qui. Eccolo qua. E questo, come me lo commenti? Non te lo ricordi Blockbuster? Quando non si andava con quell'inconfondibile odore di piede che c'era dentro il Blockbuster? Qui c'è il Riddle & Fins, ce n'hai due in realtà. Questo è quello delle Lanes e poi c'è quello sul lungomare, buonissimo. Dei migliori posti se fai un salto a Brighton. Caratteristica del Riddle & Fins è che ti siedi di fianco. Ti metti lì, uno di fianco all'altro, modo per socializzare. Questa qui è zona di gioiellieri, un intero distretto in sostanza che non ho mai capito perché. Un posto storico, almeno quando ero arrivato io, era questo Chocky Wakaduda. Branding geniale. E l'hanno chiuso purtroppo, però il nome andrebbe assolutamente preservato. Se ti serve una pistola antica o se ti serve combattere, ecco, quando ci attaccano, se arriva Vladimir, siamo pronti qua a Brighton. Notizia storica importante, perché non si può stare senza dati storici accurati. Il pub più antico di Brighton, 1547. Se ti fai un saltino a Brighton puoi provare l'ebbrezza dell'antichità. Questa è una roba che mi manda fuori di testa. Il cosiddetto Italian sounding, l'idea di usare l'italianità per vendere. Individua l'Italian, ma anche no. Però il tempo è cambiato clamorosamente. Prima arrivavi qua il 5 novembre e ti mettevi su tipo meno Michelin 74 sciarpe. Ecco, io ho girato in sciarpa, cappello e qualunque cosa per degli anni. Adesso eccoci qua, quasi quasi mi metto in magliettina. Sta cambiando così tanto il tempo che ad esempio il vino, hai una serie di posti qua dove inizi a coltivare perché c'è la condizione climatica per farlo. So che stai pensando, sì, ma Brighton poi fa freddo e l'acqua è fredda. Sì, sì, l'acqua è fredda, è ghiacciata. Però guarda, ogni due minuti c'è qualcuno che fa il bagno qua a Brighton. A fine anno, inizio anno, se il mio metodo Wim Hof ha funzionato, lo dimostreremo sul campo. Non so, c'hai voglia che vado a fare il bagno? Mi sa che prima o poi lo devo fare. Mia moglie mi ha già detto, dai, vieni a fare il bagno. Mi toccherà. Il pier è un grande classico, ovviamente, di Brighton, dove in realtà ci sono sale giochi, un po' di gambling, le montagne russe e ti dai una vista panoramica su quello che c'è. Ad esempio qua ci sono i surfisti. Andiamo! La cosa che mi ha colpito del pier è che non l'hanno mai chiuso neanche durante la guerra, ma l'hanno chiuso durante il Covid. Per il resto chi è che viene sul pier? Turisti, un sacco di turisti, però anche brightoniani. Arrivi qua, ti mangi il tuo fish and chips e festa finita. Fanno veramente schifo queste attrazioni, sono proprio... Ma come tutte le attrazioni mediocri, sono quelle che poi scendi e vomiti, capito? Perché non sono fatte per... Cioè, vai lì e ti sballottano. Me le sono sparate tutte qua le attrazioni, immaginate, no? Arrivi, dai, andiamo, siamo tornati, non c'è problema. L'unica che non ho mai fatto
è questa qua. Questa mi mette in terrore totale. Siamo sul mare, sul molo, e questi scendono giù, a parte che non so se mi pigliano, non mi piglia. Ma oh, vabbè, non lo farò mai. Mamma mia, mi viene l'angoscia, c'ho il brivido. Nota di colore importante, Elon Musk, prima di comprare Twitter, chiamato lui, Ivor. Non so, però ci sono un po' di esperti, ecco, professionisti, che vedi, entri e fai tutta la tua letturina.